Ciao a tutti da Italyman e Cristiano Vignali per il censorino teatino. Che cosa vogliamo dire, Cristiano? Che noi abbiamo già segnalato il 31 gennaio, quindi 20 giorni fa, oltre 20 giorni sì, fa. Sì, abbiamo segnalato la caduta di questi calcinacci qui nella fonte dell'Augello. Che sono caduti, come potete vedere, da sopra il soffitto. La fonte dell'Augello è l'antico lavatoio comunale, anche protetto e tutelato dalla sovrintendenza, che attualmente è in pessima situazione di degrado. Come vedete ci sono dei rifiuti nella vasca, l'acqua non esce da nessuna delle candele, tranne una dove addirittura è rotta, esce di continuo e quindi c'è continua perdita d'acqua. Ma ultimamente c'è stata anche la caduta di pesanti calcinacci qui. Tra l'altro, a seguito della, come vedete, il soffitto per l'umidità si è danneggiato e da lì sono venuti giù proprio i calcinacci. A seguito della nostra segnalazione c'è stata anche la pulizia del mostro piantor. Il mostro piantor sarebbero le varie, le varie piante, il cespuglio, il grande rovo che c'era qui sopra, che grazie al cielo è stato pulito da alcuni operai, stati portati dal vicino convento a pulire questo obbrobio, questo lussureggiante erbacce che c'era. Pertanto noi il cameraman inquadri di qui i calcinacci, poi chiediamo a chi di dovere, quindi ovviamente all'amministrazione comunale, di venire a pulire questi calcinacci, di pulire almeno i rifiuti che ci sono, che comunque qui l'aria potrebbe, visto che è tutto rovinato in alto, potrebbero cadere altri calcinacci. Che cosa chiediamo, Cristiano, questa volta? Noi chiediamo questa volta, noi abbiamo fatto tante segnalazioni, almeno di far pulire e mettere questi calcinacci che sono caduti, di mettere in sicurezza la fontana da parte dell'ufficio tecnico comunale. Vogliamo ricordare che qua comunque parcheggiano macchine, perché siamo davanti al convento, comunque vengono bambini quando organizzano feste, quindi è pericolosissimo. Chiediamo almeno di mettere in sicurezza. Poi in seconda istanza almeno di pulire, oltre alle lussureggianti erbacce che già sono state tolte da parte degli operai del vicino convento, di pulire la vasca e dei rifiuti che ci sono. Ricordiamoci che questo è un bene tutelato da parte della sovrintendenza dei beni culturali, che questa fonte è una fonte antica, una fonte probabilmente del XVII secolo. Da Cristiano Vignali è tutto con Italyman, e se c'è un'ingiustizia segnalatela!